Va bene, Sojiro, questo penultimo giorno di vacanza lo voglio passare con te. Come devo comportarmi con quell'uomo? Ah, che mal di testa. Sojiro sembra preoccupato per la questione dello zio di Futaba. È giusto che mi intrometta nei problemi di Sojiro e Futaba? Con la mia gentilezza potrei aiutarli. Sì, hai un'aria di uno che vuole dire qualcosa. Senti, potermi avvicinare. Che cosa vuoi fare adesso? Accetterai di aiutare il capo? Beh, lui sta aiutando noi, quindi... Ti aiuto io, Sojiro, non ti preoccupare. Beh, preoccuparsi è inutile, aiutami a pulire. Oh, Sojiro, non ti preoccupare, ti aiuto io. Futaba, che succede? Non è da te venire qui così tardi. Guarda, Sojiro, dati bancari, transazioni, operazioni, morosità dello zio, tutti gli scheletri nell'armadio. Come ho ottenuto tutte quelle informazioni? Hackerando, naturalmente. Lo zio è sommerso dai debiti. Con queste informazioni in mano non potremmo perdere nessuna causa. Quello che hai fatto è reato, sciocca. Non potremmo mai usare questa roba in un processo. Ma... Che fosse sommerso dai debiti, l'ho sempre saputo. Non cercherà mai di riottenere la tua custodia, quindi non fare più sciocchezze del genere, ok? Ma Sojiro, l'ho fatta per tutte quelle cose brutte che ti ha detto. Oh, ecco, ho riflettuto, sai. Quando ne avevi bisogno io non ti ho aiutata come avrei dovuto. Oh. Quindi, forse è vero che c'è chi potrebbe prendersi meglio cura di te. Che vuoi dire? Non posso restare qui? Oh, patata. Sono solo un fastidio. No, non voglio dire quello. Non mi vuoi neanche tu, Sojiro? Non voglio dire quello. Penso soltanto che, per il tuo bene, forse dovresti... E va bene, tanto Phoenix, Mon e tutti gli altri. Tu, se vuoi, puoi restare qui a giocare con i tuoi stupidi chicchi di caffè. Oh no, patata. Vuole molto più bene a voi che a me. Non è vero. In effetti ha senso, dopotutto siete stati voi a salvarla. No, Sojiro. Ma dove ho sbagliato? Io mi sono davvero sforzato di prendermi cura di Futaba. E guarda com'è andata a finire. Mi ripetevo che era per lei che continuavo a preparare il curry di Wakaba. Ma adesso credo che, sotto sotto, fosse solo una scusa per mantenere le distanze. Alla fine il caffè e il curry che tutti amano così tanto sono solo delle scuse. Oh no. Però forse è così. Forse hai ragione. Già, in fin dei conti ho trascorso molto più tempo in questo caffè che a cercare di parlare con Futaba. Vado fuori a fumare, ho bisogno di calmarmi. Mi dispiace doverti caricare anche di questo peso, ma potresti andare da Futaba. Oh no, è meglio che vada di sopra. Sojiro, patato. Phoenix, stai bene? Ti sei calmata? Vuoi parlare? Sì, grazie. Sai, quando ero piccola mia madre mi parlava tanto di Sojiro. Di quanto era bravo a preparare il curry, di come era interessante parlare con lui. Ricordo tutto. Ricordo anche che ogni volta che parlava di lui sorrideva. Sojiro le piaceva davvero tanto. Oggi ha detto delle cose molto cattive. Non è colpa sua se mia madre è morta e se mi sono isolata dal mondo. È colpa mia, Sojiro ha perso un mucchio di soldi. Ho solo pensato che se avessi ottenuto quelle informazioni sarei restata con lui. Andiamo a parlargli allora, forza. Sì, sì, hai ragione. Futaba, posso entrare? Sojiro, io... Senti, mi dispiace per quello che ti ho detto prima. Beh... Se a te sta bene, vorrei che restassi qui con me, per sempre. Per sempre. Lo so che ti divertiresti di più a vivere con i tuoi coetanei come Phoenix, ma farò tutto il possibile per vedere le cose anche dal tuo punto di vista. Quindi, vuoi restare con me? Ah.
Cos'era, una specie di proposta di matrimonio? Ehi, smettila di ridere. Sei sfibrante, come al solito. Ehi, Sojiro. Lo so che ti ho causato un mucchio di guai, ma io voglio davvero restare qui con te. Perciò io dico, continuiamo a vivere insieme. Futaba. Mi dispiace di averti detto tutte quelle cose prima. Oh, e grazie per aver accolto una persona pessima come me. Patata. Sei sicura di stare bene qui con me? Non vorrei stare con nessun altro. E con noi? Sembriamo decisi, eh? Non venire da me a lamentarti se poi te ne penti. A dire il vero, farò di tutto per non farti pentire di questa scelta. Se avrai mai bisogno di aiuto, dimmelo. Non sarò cordialissimo, ma ti proteggerò sempre. E puoi restare con me finché vuoi. Per sempre, se vuoi. Sì. Per sempre. Non vedo l'ora di continuare a vivere con te, Phoenix. Che bella famigliola. È quasi l'ora dello streaming in diretta. Questa settimana ospitano il regista. Scappo, ciao. Che stupido che sono. Per tutta la vita ho sempre creduto di evitare questo tipo di conflitti. Ho cercato. Non ho protetto Wakaba quando ho capito che qualcosa non andava. E non ho difeso te. Cosa? Invece mi ripetevo che non è possibile lottare contro la legge, contro la società. Che bisogna accettare ciò che capita. Ma quelle erano solo scuse per non ribellarmi. Erano la facile scappatoia che desideravo. Forse invece quelle scemenze sul caffè. Dovrei insegnarti a non commettere i miei stessi errori. Ma a me piace il tuo caffè. Eccomi di nuovo a lamentarmi, ma sento che oggi mi sono liberato di un gran peso. Grazie per avermi fatto capire cosa è davvero importante nella vita. Oh, suo giro. Come ti si fa a voler male? Sei il miglior amico, padre, nonno, zio che tutti vorrebbero. Oh, patato giro. Patagiro. Beh, sarà meglio che torni a casa anch'io. Non stare sveglio fino a tardi, ok? Devi alzarti presto. Già, domani è l'ultimo giorno di festività. E che ci vogliamo fare? Le vacanze volano così, d'altronde, no? Oh, ehi, ti va di parlare? Ho parlato di nuovo con Futaba. Non so perché abbia aspettato tutto questo tempo per farlo, ma finalmente abbiamo parlato con sincerità. Come dire, ora sembriamo davvero una famiglia. Non facciamo solo finta di esserlo. Ed è solo grazie al tuo aiuto, quindi grazie davvero. Ora ti senti davvero un padre? un vero padre, eh? Sdolcinato da morire, ma non posso negarlo. Ma che faccio? Chiamo un tizio per blaterare dei miei sentimenti. Immagino che tu non sia proprio un tipo qualunque. Va bene, metto giù intanto che ho ancora la mia dignità. A domani. Oh, suo giro. Va bene così, dai. Ma ci siamo rivestiti. Non pensavo che quanto successo alla madre di Futaba fosse collegato agli incidenti in città. Non possiamo far finta di nulla. Ma che ti è preso? Hai ragione. Tutto sembra collegato. Anche se questa persona ha i nostri stessi poteri, sta scatenando arresti mentali. Cosa brutta. Se esiste veramente, chi la può fermare? Solo noi. Già. La cosa si fa interessante. Sembri carico, possiamo vincere. Sembri carico. Abbiamo un'aggiunta alla squadra. È tempo di mostrare le mie abilità da veterano. Morgana sembra molto agitato. Purtroppo Ryuji ha esagerato. L'ho pensato anch'io fin dal primo momento. Ryuji ha molto esagerato con i messaggi. Ehi, dobbiamo parlare. Vieni giù. Vieni giù. Di che si tratta? Già, vorrei saperlo. Aspetta, forse... Oh no, ti prego. Ah ok, no, non è quello che pensavo. Pensavo fosse un altro evento. Ehi, preparati. Prendiamo fuori tutti e tre. Solo noi tre. Vuoi che venga anch'io? Paghi tu, insomma, così all'improvviso. Vuoi che venga anch'io? Non hai altri impegni, vero? Dai, vieni, voglio festeggiare. Non solo Futaba ora esce di casa, ma la tua pausa estiva è quasi finita. Dobbiamo fare qualcosa.
Cioè, sembra che sia tutto collegato questa cosa, cioè il discorso di ieri più quello di oggi, ma in realtà è un evento che già succederebbe comunque, quindi sono ancora più felice. Ho chiesto sushi apposta, vedi di ringraziarmi. E dicono che questo posto sia stradelizioso. Sushi, portatemi con voi. L'ultima volta da sport alla fine io non ho mangiato, ricordi? Ma quanto mi agola quel gatto. Vuole venire anche lui? Vuole il sushi? Può venire anche il gatto? Vuole il sushi? Digli di portarmi con voi. Aspetta, magari vuole venire anche lui, vero? Ma... mi dispiace per lui, però... beh, porterò un po' di sushi a casa. Mi conosce benissimo! Vediamo, voglio chitoro, toro, ikura di salmone, anago e che altro? Sì, sei sicuro di ricordarti tutto? Forse ti conviene scrivertelo. Ti porto quello che capita, Morgana, rompere i coglioni. Com'è? Buono? Buonissimo! Non ingozzarti così, nessuno te lo ruba. Cosa ti avevo detto? Bevi un po' di tè. No, poverina. Bagno! Bagno? Di là. Che poi, questi sushi qua non sono all you can eat come da noi. Questi sono sushi raffinati e ipercostosi, ricordiamolo. Accidenti, che ragazza irruenta. Buono sto tè. Un tempo io, sua madre e lei mangiavamo fuori spesso. Quanti ricordi, me l'ero completamente dimenticato. Ah, ci è mancato poco, pensavo di morire. Beh, si ricomincia. Vuoi mangiare ancora? Guarda come sono magra. Sono piena, mi arrendo. Ti decidi? Vado in bagno e pago. Il conto, per favore. Arriva. Sogiro. Il primo giorno delle medie andai con mamma e Sogiro a mangiare sushi per festeggiare. Quel sushi era così buono. Anche quello di oggi non era male. Spero che riusciremo a tornare qui, noi tre. Anch'io. Se vuoi pago io, ma ti prego. Quando lo rifacciamo? Quanto vorrei che anche lei avesse mangiato sushi con noi oggi. Le sarei piaciuto? Voglio scoprire cosa è successo a mia madre. Non perderò mai chi... perdonerò mai chi le ha causato l'arresto mentale. Vedi di aiutarmi. Certo. Oh. 120.000 yen. Sta scherzando, vero? Mi sa che possiamo scordarci il sushi per Mona. Poverino. Dai, lo pago io, ma poverino. È già la terza volta. O la seconda, non mi ricordo. Bentornati, vi stavo aspettando. Un attimo, dov'è il mio sushi? Dov'è il mio sashimi otoro? Dov'è il mio anago? Quel sushi era delizioso. Abbiamo mangiato anche la parte del gatto. Se solo Sogiro avesse un po' più di denaro. Allora è questa la ragione. In realtà c'è un posto in cui ho voglia di andare ancora più del sushi. Vuoi indovinare? Che c'è adesso? Non ne ho idea. Il ramen. Non ne ho idea. Non mi sorprende, è certamente una cosa inaspettata. Voglio andare da Akihabara. Voglio comprare un gioco, ma ho troppa paura di andarci da sola. Pensi di potermi aiutare? Yes, visto che è una nuova destinazione. Naturalmente. Sei un bravo ragazzo. Ok, adesso è tardi, perciò incontriamoci direttamente lì. Dopo la gita alla spiaggia sono in grado di prendere il treno, quindi posso arrivare senza problemi. Bene, resterò in attesa. Aspetta, ci vedremo di Akihabara. Futaba se la caverà. Faremo bene a muoverci. Ma adesso, di sera? Ad Akihabara di sera, non è pericoloso? No, beh, Electric Town. Ok, si va ad Akihabara. Futaba? Dovevamo incontrarla qui. Davanti ai condizionatori. Perché? Cioè, va bene, ok. Lei però non c'è. Prova a cercarla in giro. Futi? Futaba? Sei qui da sola? Come sei arrivata qui? Io? Ehi, da questa parte. Sei scappata di casa? Qualcosa non va, ragazzina?
Sembra in difficoltà. Cosa facciamo? L'aiutiamo. Sì, presto. Potresti venire con me alla stazione di polizia? Oh, eccoti. E tu chi sei? Phoenix. Oddio. Conosci questa ragazza? È una mia amica, una mia parente. Scusi il disturbo, è una mia parente. Non stai mentendo, vero? Molto bene. Futaba, tutto ok? Mi spiace. Dopo la spiaggia pensavo di aver superato le mie paure. Entrare in un negozio da sola è effettivamente stato troppo. Cos'è successo? Accanto a me non c'era nessuno che conoscessi e sono entrata nel panico. Avevo il cuore in gola. Ho fatto tutto da sola. Mi sono spaventata e mi sono raggomitolata a te. Aiuto! Allora la gente ha cominciato a fissarmi ed è arrivata la polizia. Poi è finita. Ascolta, Futaba, se dovessi mai trovarti in difficoltà, rivolgiti a Phoenix. Ok. Quando stiamo così vicini, mi sento un po' più calma. Oh, patata. È un problema per te? Non riesco a muovermi. Cosa sei, una remora? Non riesco a muovermi. Non devi. Non sono capace neanche di andare a comprare un gioco da sola. Sono un disastro. Futaba. Ma non ho problemi a stare fuori se Phoenix è accanto a me. Che sia una specie di potenziamento. Ti prego, Phoenix, sii il mio potenziamento. Se accetti, prometto che cercherò di sviluppare le mie abilità di navigatrice. È un patto? Mi sta bene. Davvero? Allora affare fatto. Oh, d'ora in poi farei meglio ad accompagnare queste sempre Futaba quando esce. Scusatemi. Che male. Che vuoi? Un'altra cosa che ci ha colpiti è stata la capacità dell'Adri Fantasma di ottenere informazioni. Sappiamo anche che sarebbe stato impossibile senza l'aiuto di un hacker esperto. Chi ti ha aiutato? Ogni volta cambiamo voce per lei perché la vediamo talmente poco. Io sono te, tu sei me, hai stretto una nuova alleanza. Essa diverrà le ali della ribellione, capaci di spezzare le catene della prigionia. Con la nascita di questa persona, l'eremita, mi sono concessi 20 sacri che condurranno alla libertà e a un nuovo potere. Supportami la chance di lanciare una magia curativa di gruppo o un kaja durante la battaglia. I potenziamenti di Futaba sono molto importanti perché veramente sono d'aiuto. Molto spesso ti salvano il culo. Oh, stai meglio ora? Bene, adesso è tutto sistemato. Andiamo! Dove? Io, dovere, comprare, gioco. Ma non ti stavi disperando un attimo fa? Sì, ma adesso ho il mio potenziamento. Condizioni di vittoria soddisfatte. Forza, andiamo. Mi prende per il braccio. Dai, vieni. Bentornati. Dove siete stati? Ad Akihabara. Cosa? Futaba, ma è incredibile. Sì. Spero solo che continui così. Di questo passo un giorno potresti persino andare a scuola. Già. Beh, per oggi basta parlare di queste cose. Dopo aver dovuto affrontare tutta quella gente, sarai esausta. Che ne dici di una bella dormita? Ehi, noi torniamo a casa. Va bene, chiudo io il locale. Sojiro e Futaba sono andati a casa. Sono contento per loro. Vediamo, chi mi scrive? Wow, quest'indice di gradimento è da paura, ha superato il 60%. Ehi, così mi fai arrossire. Non sto parlando di te. No, è di sicuro dovuto al fatto che Futaba ha messo a tacere Majed. Vedi, adesso cosa dici? Uno slancio di questo tipo fa quasi paura. È incoraggiante, preoccupante, che importa? È, in-
Che importa? Mica lo facciamo per loro. Perché questa indifferenza? La gente fa il tifo per noi. Tutti si aspettano grandi cose dei ladri fantasma. Assicuriamoci di non deluderli. Oltretutto, questo caso ha portato alla luce un aspetto importante. Parli di quel criminale? Beh, a questo punto credo che sia assodato che la causa degli arresti mentali sia quella. No, il singhiozzo. È lui che ha ucciso mia madre. Non possiamo fare nulla. Non fare nulla. Parliamone più a fondo domani, a scuola. Beh, vai a dormire allora. O forse posso uscire, non penso. Niente sushi, e Futaba ci ha trascinati in giro. Che giornata terribile. Poverino. I ladri fantasma sono diventati veramente famosi. Un sacco di gente sta entrando nel forum. Ho pensato a come sfruttare questo improvviso aumento di popolarità. Voglio implementare una nuova funzione nel sito web. Nuova funzione? Di che tipo? Curioso? Girerà direttamente a voi quello che vuole la gente. Spero che possa interessare. Domani sarà disponibile. Ah, proprio adesso dovevo lasciare il Giappone. Che succede? Non lo sai, è quasi ora della gita scolastica. Comunque preparati per la nuova funzione. Sono sicuro che sarà fantastica. Volevo dirgli mi mancherai, però vabbè. Mi sa che non possiamo uscire. Ok, posso almeno leggere, Morgana? Quando tornerò a essere un uomo, mangerò tutto quel sushi. Forse anche con Lady Anne. Forse mangerò anche Lady Anne. Sarebbe stato carino. Ah, certo che non possiamo uscire perché suo giro è uscito. Vabbè, allora finisco di leggere il mio libro. Dove siamo arrivati? Eccolo qua, Casanova spregiudicato. Ce ne mancano solo due, forza. Il primo incontro è delicato come il guscio di un uovo. Dovrei covarlo con il calore della passione. Chissà se le tattiche di Casanova funzionano ancora oggi, certo. Ok, è stato un libro interessante, anche se tutti hanno la stessa copertina. Casanova spregiudicato, bravissimo, Casanova. È come a me sembra un maniaco più che un rubacuori. Beh, almeno ha imparato le varie sfumature del sex appeal. Guarda che fascino adesso, ma era una gara. Guarda come sono carino. Beh, penso che dovremmo andare a dormire. Stare svegli fino a tardi non fa bene alla salute. Già. Già, e soprattutto domani si torna a scuola. Ah, Igor, è sempre un piacere. Ascolta, prigioniero, il nostro padrone vuole parlarti. Sembra che tu abbia stipulato un contratto con un nuovo alleato. Questa persona possiede un potere alquanto singolare. Farà raggiungere vette più alte a voi ladri. E ora, cosa vuoi da me? Non preoccuparti, ti stai avvicinando con passo costante alla realizzazione del tuo obiettivo. Non considerarla una prova, ma aumenterò il numero di persone che puoi portare con te. Grazie. D'ora in avanti, la tua storia farà un balzo in avanti. D'ora innanzi, continua ad aumentare il tuo potere e preparati per ciò che è in arrivo. Mi aspetto grandi cose da te. Grazie, Igor. Finalmente 12 persone, il massimo che possiamo avere. Grazie, grazie, grazie. Ora dobbiamo scegliere quale persone portarci, anche se per adesso è presto. Arrivederci. E ora, prigioniero, fai ritorno al tuo mondo. Beh, allora, a prescindere, vorrei potenziarle. Ma ci serve Chiaia. Ci serve quella maledetta stronza ancora. Buongiorno. Oh, un uniforme. La scuola ricomincia oggi. Sembra così strana. La scuola ricomincia. Vedi di studiare. Futaba dice che comincerà a essere mattiniera. La missione salutare comincia con uno stile di vita salutare. Missione? Notizie dell'ultima ora. In relazione al fenomeno ladri fantasma, l'argomento molto discusso dal pubblico, il primo ministro ha tenuto una conferenza stampa presso la sua residenza. Il governo è consapevole delle voci su un gruppo denominato ladri fantasma. La polizia sta indagando sui fatti. Contiamo di poter reagire presto con un adeguato. Anche il primo ministro parla dei ladri fantasma. Sono alleati della giustizia in fondo, no? Risvegliano i cuori, eh? Chissà se è vero. A quanto pare finalmente il paese ci riconosce. La pensi davvero? Non esagerare, calmati.
Rimani composto nelle tue ambizioni. Scommetto che hai preso esempio da me, vero? Vediamo di indagare su quel caso il prima possibile e risolverlo da noi. Per il bene di Futaba. Voi due andate d'accordo, vero? Farai tardi se non esci subito. Buona fortuna con i tuoi studi. Oh, si ritorna a scuola, tutti felici. Siamo una bella famiglia. Oh, peccato che non ci siamo riusciti a sedere. La faccia d'età con maggiore fiducia dei ladri fantasma è quella degli adolescenti. Riceviamo messaggi in cui si dice che oggi gli studenti non parlano d'altro che dei ladri fantasma. Lei li conosce? Mia figlia mi parla solo di loro ormai. Non si stacca da quel fan site, credo si chiami. Pensavo fosse solo un semplice sito. Di recente hanno aggiunto un sondaggio che chiede chi debba avere un risveglio del cuore. Il numero di voti è notevole e la gente ha molte aspettative. Ah, forse dovrei proporre il presidente della mia ditta. Risvegliate il suo cuore, così mi darà un aumento. Non suona poi tanto male. È questo che a me non piace. Il fatto che ora la gente sì, si aspetta molto da noi. Ma si aspetta tutto da noi. Non ci credo. Tra poco ricomincia la scuola. Non che durante le vacanze estive abbia fatto qualcosa. Mi sono rinchiuso in casa a giocare online. Ma qualsiasi cosa avessi fatto, non avrebbe mai potuto competere con l'impresa dei ladri fantasma. Hanno hackerato Mad Jed ed è hackerato tutte le sue vittime. Pazzesco! Online tutti aspettavano solo la scadenza dell'ultimatum. La gente li amava davvero, i ladri fantasma. A proposito, hai dato un'occhiata al fansite di recente? C'è qualche novità, tra cui la classifica delle persone a cui risvegliare il cuore? Ah sì? E chi è in prima posizione? Secondo voi? Secondo me un signore chiamato Akechigoro. Ah, sono stanca. Siamo già al secondo quadrimestre. Lo penso ogni anno, ma le vacanze estive durano troppo poco. Ehi, bella fra... Assolutamente, ci siamo tenuti occupati, non manca molto a dicembre. Ci siamo tenuti occupati. Tutto dipende dalla prospettiva. In un certo qual modo, siamo pure stati in Egitto. Già, se la vediamo così, abbiamo fatto una grande vacanza. Bene, cominciamo con una comunicazione. Oh, Kawakami, da quanto non ti sentivo. Vediamo, siamo appena tornati dalle vacanze, ma lunedì prossimo siete già in gita scolastica. Gita scolastica! Oh, giusto! Voi studenti siete fortunati. Un mese intero di vacanza e al ritorno andate alle Hawaii. Minchia! Questa scuola sicuramente costerà un sacco di soldi, ma ne vale la pena. Vedete di non lasciarvi troppo andare, intesi? Evviva le Hawaii! Bene, silenzio adesso. Iniziamo la lezione. Kawakami. Gita scolastica, A quanto pare non potremo agire nelle vesti di ladri. Takamaki-san! Tu parli inglese, vero? Sì, abbastanza. Che figata! Ho vissuto laggiù, non è nulla di che. Se c'è qualcosa in inglese che non capiamo, possiamo chiedere a te, vero? Eh? Queste non erano le stronzette che la prendevano per il culo. Nella mia classe la gente non parla d'altro che dei ladri fantasma. Anche per voi è così. Quando si dice la popolarità. Comunque adesso c'è che il nuovo quadrimestre è cominciato. È ora di una nuova riunione operativa. Già, dovremmo forse. Hai visto il forum? Hanno aggiunto una nuova funzione. Delle classifiche, interessante. Si vota e basta, non è inutile. Non si sa mai, potrebbero anche tenerle d'occhio. Scommetto che gli altri fantasma risveglieranno il loro cuore. Chi lo sa? Se mettete persone interessanti, forse sì. Eccovi qua. Futaba, sei venuta qui da sola? Sono andato a prenderla io, sono uscito da scuola in anticipo. Quanto sei vecchio, Inari. Beh, parliamo allora. Che facciamo? Cerchiamo un altro pezzo grosso? Anche quello è importante. Ma cosa facciamo riguardo al criminale del mondo delle cognizioni? È quasi certo che questa persona esista e sta causando arresti mentali. Non possiamo far finta di niente. Vero, ma non abbiamo piste. Però, ora siamo maledettamente famosi, no? Tutti a scuola parlano di noi, anche nella TV, ogni giorno. Andiamo alla grande, no? Vero. Anche le classifiche del fansite stanno impazzendo. Parli di queste?
Ma che cazzo? Il primo posto cambia in continuazione. La gente continua a votare, in fondo. Se diamo la caccia a queste persone, di certo almeno una volta facciamo su dei bei soldoni. Cosa faresti con tutti quei soldi, Phoenix? Li metterei via, li vorrei sperperare, non ci voglio pensare. Li metterei via. Non ho mai sentito di un ladro fantasma che risparmia. Se per te va bene, Futaba, anche se riguarda quello che è successo a tua madre. Assolutamente no, voglio prendere a pugni quel tipo. La canaglia che causa arresti mentali. Se ci pensate, è il bersaglio più ciccio di tutti. Se riusciamo a risvegliare il suo cuore e a farlo confessare, finire veramente al top. In quel caso dovremmo rivelare le nostre identità. Ah, scommetto che le ragazze pulluleranno. Fermo un attimo, pensi che dovremmo rivelarci? Forse non è una brutta idea. Capisco, se il vero colpevole confessa, l'esistenza del metaverso diverrebbe un dominio pubblico. Non saremmo più costretti a nasconderci in modo così ignominoso. Ehi, non lo stiamo facendo per diventare famosi, vi ricordate? Questo è un punto che a me mi aveva interessato, perché ho pensato, magari qualcuno vuole rivelarsi e magari qualcuno lo vuole fare per il dovere di fare. E questa cosa ho pensato, cazzo, sarebbe importante. L'anonimato è uno dei punti chiave del ladro fantasma. Ma con questa agitazione sarebbe una figata se lo facessimo veramente. Davvero non abbiamo indizi su questi arresti mentali? Ricordo male, Onigima Maggiore stava indagando a riguardo. L'Onigima Maggiore. Sì, posso provare a chiedere, ma si arrabbierebbe e mi direbbe di lasciar perdere. Se non vuoi chiederlo, vuoi che ci procuriamo direttamente i dati? Ha un laptop personale o qualcosa del genere? Che cosa hai in mente? Posso prestarti una chiavetta con un mio programmino speciale. Collegala e clonerà l'hard disk interno, bypassando ogni password. Tutto questo su una chiavettina piccola così? Cazzo. Dovrei inserirla direttamente nel suo laptop, però. Riesci a farlo? Mia sorella a volte porta a casa il suo laptop, ma una cosa del genere mi mette a disagio. Oh, Futaba, fa un'altra delle sue magie. Hai paura di vedere come si sente tua sorella? No, certo che no. E va bene, lo farò. Brava Makoto. Così si fa. Cosa? Ero su una rivista. Ma ho ordinato di tacere sul caso del prof Kamoshida. Aspetti, mi di altro tempo. Troverò prove su ladri fantasma, ne sono certo. Senza il suo aiuto, signore, non sarei mai arrivato fino a qui. Per cui, per favore, mi consenta di... Mi ha riattaccato in faccia. Oh no. Ah no, no. Sto preside non mi piace per nulla. L'estate è già finita, eh? È durata troppo poco. Ti restano ancora 6 mesi. Continua a rigare dritto, intesi? Sì, suo Giro. Chi è? Queste classifiche sono assurde. Sì, ti basta distrarti un momento e l'intero ordine cambia. È difficile decidere su chi concentrarsi. Non si fermano! Possiamo sceglierne uno che vogliamo. Per ora dovremmo aspettare, prima o poi si calmeranno. Soprattutto, Makoto, come va da te? Mia sorella non è ancora tornata, stanotte potrebbe non tornare proprio. Pensate che figata sarebbe poter scegliere meglio i bersagli. Beh, è vero però. Non la state prendendo troppo alla leggera, in prima linea ci sono io in fondo. Non è vero, conto su di te. Anche tu, Phoenix. Va bene, lo farò. Lasciamo che ci pensi, Makoto. Sono sicuro che ce la farà. Vediamo. In quel negozio dell'usato nelle vicinanze potrebbe esserci qualcosa di buono. Davvero? Se tu me lo dici, allora vuol dire che c'è qualcosa. Benvenuta. Un laptop rotto. Interessante. Prendiamolo. Grazie, Morgana. 500 yen. Quanti euro saranno? Vediamo, chi è disponibile a salire di livello? Sojiro, Chiaia e Oya, ciao. Possiamo andare ad Akihabara, potremmo vedere se c'è qualcosa di bello. Qui ad Akihabara abbiamo la porta di velluto, un negozio di gacha, un negozio di elettronica, un maid cafè,
un sacco di distributori di bibite, un negozio di otaku. Ok. Bentornato a casa. Voglio dire, benvenuto. Cerca qualcosa, signore? Signore, oddio. Prendiamo il portachiavi. So benissimo chi potrebbe piacere una katana. Per 500 yen. Ehi, Google, quanti euro sono 500 yen? L'importo di 500 yen giapponesi equivale a 3,87 euro. Per 4 euro abbiamo comprato, allo stesso prezzo, un portachiavi e un computer rotto. Ok, comunque siamo qui per questo negozio, il negozio di componenti. Benvenuto, qui vendiamo merce di qualità, stai attento quando la usi, va bene? Ci serve un set di strumenti da PC. Ma noi abbiamo un PC. Guarda un po'. Quanti euro sono 8.000 yen? L'importo di 8.000 yen giapponesi equivale a 61,96 euro. 62 euro. Per 62 euro più 4 euro, quindi 66 euro, ci portiamo a casa un computer. Ok, magari sarà vecchio e brutto, però va bene, ci sta, prendiamolo. Torni presto. No, non penso che lo farò. Qui poi abbiamo un negozio di videogiochi, pensa un po'. Benvenuto, ehi ragazzo, sembri molto giovane, ti interessano i giochi storici? Sì, mi interessano i giochi storici. Questi giochi sono interessanti perché in teoria ti aumentano, come per i libri, una statistica. Il punto è che non mi interessa, però c'è un libro che non mi ricordo dove si prende in questo momento che ti permette di giocare meglio e di finirlo prima il gioco, insomma. Ecco fatto, comprati tutti. Grazie mille, spero ti divertirai giocandoli. Mi divertirò assolutamente. E infine c'è la sala giochi. Per quanto in realtà possa sembrare chissà cosa, è bello in realtà entrarci qui perché c'è questo artiglio. L'artiglio è, al momento premio è Jack Frost. Una partita costa 300 yen, vuoi provare? Assolutamente. Non funziona sempre al primo tentativo. Infatti molto spesso quello che succede è che devi farne almeno due. E infatti riproviamo. Vediamo se stavolta va meglio. Ah, due volte. Non me ne vado da qui finché non ce l'abbiamo. Ecco fatto. Alla terza è andata bene. Bravo, hai preso il premio. Una bambola di Jack Frost, eh? Dovresti metterla da qualche parte nella tua stanza. Già, dovremmo proprio metterla da qualche parte. Allora, abbiamo la possibilità di loro due, che in realtà non mi vogliono veramente. Abbiamo però la possibilità di uscire con Sojiro volendo. In teoria potremmo anche riparare il computer, ma a questo punto punterei su Sojiro. Sojiro, preparati che sto venendo a casa. Sto quasi per chiudere, ma devo ancora finire di preparare per domani. Vuoi darmi una mano? Assolutamente, Sojiro, te la darò tutte le volte che me lo chiedi. Aiuterà il capo? Assolutamente. Preparo uno spuntino, Futaba ha detto che sarebbe venuta anche lei. Siamo una grande famiglia felice, noi tre. Ehi, Futaba, se volessi arricchire il menù, tu cosa mi consiglieresti di aggiungere? Forse spaghetti al curry, o udon al curry. Ah, e crocchetti al curry e pizza al curry. Ti piace così tanto il curry? Beh, non sarebbe un problema, considerato il menù attuale. Ci penserò. E a te? Cosa ti piacerebbe aggiungere al menù? Qualcosa col curry. Tanto, giustamente. Ne sei pazzo anche tu, eh? Beh, sei bravo. Certo, quella roba da dipendenza. Soprattutto se me la spari in vena 3 volte al giorno, sto giro, quindi... Perché non hai risposto alle mie chiamate? Vattene, o sarò costretto a chiamare la polizia. Non ti darò un soldo. Come osi? Vedi di non scherzare con me. Smettila, Sojiro non ha fatto nulla di male. Chiudi il becco, mocciosa. È colpa tua se sono nei casini. Senti, Futaba è mia figlia. Tu non sarai anche suo zio. Ma non c'è più nulla che vi leghi a lei. Se vuoi possiamo anche vedercela in tribunale. Non sottovalutare la mia determinazione. Cosa? Non solo sei sommerso dai debiti, ma ho anche saputo che le tue ultime attività sono tutte fallite. Cosa penserebbe un giudice della tua incapacità di gestire i soldi? Maledizione!
È tutta colpa tua, troietta, maledetta piccola. Ah! E io, e intanto lui, Futaba. Questa aggressione è in piena regola, vi denuncerò. Ma di che stai parlando? Sei caduto da terra da solo? Questo delinquente mi ha aggredito, è pericoloso. Questo locale è finito, mi hai sentito? Non la passerai liscia. Accidenti, che rottura. Non hai già abbastanza problemi tu? Ho solo protetto Futaba. Nessuno ha detto che hai fatto qualcosa di male. A dire il vero, avrei dovuto fermarlo io. Stai bene, Futaba? Ma lo zio ha detto che ci denuncerà. Non temere. Qualsiasi cosa succeda a me o a questo locale, non permetterò a nessuno di torcervi un capello. Ti voglio bene. Dopotutto, sono il vostro tutore. Ho il dovere di proteggervi. Quindi non sarà più necessario fare una cosa del genere, intesi? Ma apprezzo lo spirito. Alla fine non ho fatto nulla, è caduto da solo. Aia, sono caduto. Oh, quasi rango 10 so giro. Dai, sii contento. A ogni modo, per me la giornata è finita. Pensaci tu a chiudere. Andiamo, Futaba. Beh, buona serata. Phoenix, più tardi ti mando un messaggio. Oh, patatina. Piccolina lei. Notizia bomba. Ho cercato il nome di mio zio nel memento e ho trovato un riscontro. Ti scoccerebbe aiutarmi? Certo che no. Ovviamente. Davvero, grazie mille. Mio zio si chiama Yoichi Ishiki. Andiamo nel memento a risvegliargli il cuore. Però ho un favore da chiederti. Voglio che nessuno sappia del periodo di cui ho vissuto con lui. Forse un giorno lo racconterò, ma non adesso. Quindi stavo pensando, possiamo andarci solo io e te? Mi serve davvero il tuo aiuto, Phoenix, ti prego. Devo occuparmi dello zio di Futaba e aiutare Sojiro. Quando? Adesso? Ok. E quando la possiamo fare questa cosa, mia cara Futaba? Ah. Ah? Ti sei abbronzato? Sembri diverso. Ma ci siamo visti l'altra volta al caffè a Kechi. Ah già, l'altro giorno, grazie per il caffè. È un locale adorabile, non mi rilassavo così tanto da tempo. Torna quando vuoi. È gentile da parte tua. Sono parole rare di questi tempi. Non faccio che ricevere messaggi d'odio dai fan dei ladri fantasma. A ogni modo, pare che la mia scuola sia in guai seri. La tua scuola. Stando ai media, l'intera scuola sarebbe coperta avrebbe coperto l'insegnante di ginnastica. Quei poveri studenti hanno dovuto subire degli abusi a causa dell'egoismo degli adulti. Non importa quale sia il motivo, resta un fatto imperdonabile. Fammi sapere se ti serve qualcosa. Farò del mio meglio in modo da chiudere in fretta il caso. Grazie, Akechi. Sarebbe molto comodo avere il tuo aiuto in questa scuola. Anche se in teoria a me. Quelli sono studenti della Shujin, vero? Ho letto un articolo sulla Shujin di recente. Scuola degli orrori, il preside sapeva tutto. Pare che il preside abbia chiuso un occhio sugli abusi dell'insegnante. Da non credere. Il preside ha sempre sostenuto di non saperne nulla. Stiamo parlando delle vite dei ragazzi. Sono gli uomini come lui che dovrebbero vergognarsi. Non mi piace il modo in cui ci stanno guardando. Fatevi i cazzi vostri, che volete? Via, via. Sho, andarsene. Quella! Visto l'avviso in treno? Mi pare di sì, no? Che avviso? I giornalisti verranno di nuovo a scuola. Almeno fai finta di essere interessato. Insegnanti e preside della Shujin Academy insabbiano l'esordio dei ladri fantasma. Sta già facendo scalpore. Chissà cosa succederà al preside adesso. Concentrarci sui bersagli grossi è stata la scelta giusta. In fondo, tutti parlano di noi. Sì, continuiamo a parlarne davanti all'ingresso della scuola. Bravo, Ryuji. Scusami. Tranquilla, tutto a posto. Scusami, non volevo colpirti. Quella ragazza lì non è male, vero? Adesso i ladri fantasma sono sulla cresta dell'onda. Se le chiedo di uscire, dici che ci sta. Quanto mi dà fastidio non poter dire a nessuno che sono un ladro fantasma.
Ryuji. Akucha. C'entra anche lei, prof, quel discorso dell'insabbiamento. È la prima volta che ne sento parlare. E se la polizia vi chiede qualcosa, vi conviene pensare prima di fare commenti. Davvero? Perché continua a capitare a me? Tutti i parenti mi chiederanno di nuovo. Chiameranno. Ah, tempismo perfetto. Credo che te l'abbiano già detto riguardo la gita scolastica. Sai che la polizia tornerà a scuola per via di quell'incidente? A quanto pare alcuni docenti verranno interrogati. E la data prevista si sovrappone con la gita scolastica. Sì, ho sentito. In consiglio studentesco abbiamo deciso che gli studenti del terzo anno faranno da accompagnatori. Mi dispiace darti questa responsabilità, Nijima-san, ma contiamo su di te. Cosa? Io devo fare da bambinaia a quelli del secondo anno. Sai, molti degli studenti del secondo anno sono particolari. Immagino tu sia concentrata sugli esami d'ammissione, ma i tuoi voti non ne risentiranno. Non ti preoccupare, ci saranno un paio di altre persone con te. Se le cose stanno così, va bene. Davvero? Oh, grazie al cielo. Vado a riferire la notizia allora. Oh, Kawakami. Vabbè, gita gratis anche quest'anno. Immagino possa funzionare. Gita le Hawaii è gratis! Dagli Makoto, cazzo! I giornali stanno scavando a fondo. Potreste essere preoccupati, ma agiremo come sempre. Ho sentito che la scuola era d'accordo e ha cercato di nasconderlo. Anche gli insegnanti erano coinvolti nello scandalo. Io non ne sapevo niente. Credete davvero che io abbia questo potere? Ok, basta chiacchiere. Se siete così preoccupati, potete andare dal nostro consulente scolastico. Oh, Maruki, finalmente! A cominciare da oggi è disponibile il dottor Maruki. E visto che è qui, approfittatene. Accidenti, il nuovo quadrimestre è appena iniziato e la situazione è già fuori controllo. Che giornata di merda. Se Maruki è disponibile, non mi dispiacerebbe farci quattro chiacchiere. Oh, no, Ushimaru di nuovo! Avete visto? Akachi è comparso negli indici! Deve essere per via dei commenti negativi fatti su di noi. Pare di sì! Che figata pazzesca! Mi dispiace se lo merita, bah, chi se ne frega. Mi dispiace, però. Dai, quello stronzo si merita tutta la tua compassione. Non si merita tutta la tua compassione! Tra l'altro, Makoto, come sta andando? Sei riuscita a frugare tra i dati di tua sorella? Credo si è occupata. Ieri non è neanche tornata a casa. È un problema. Che facciamo? Senza quelli non sappiamo, non possiamo far nulla. Non mettetemi fretta, ti assicuro che ce la posso fare. Piuttosto, tutti a scuola sono sulle spine da quando è uscito l'articolo. Cercate di non dare nell'occhio, ok? Non devi ripetermelo. Ehi, Star. Tu fai attenzione quando presta ascolto quando qualcuno ti parla. Questo mi ammazza. Campione mondiale dell'82, ricordatelo, Star. Wow, quella sì che è stata una schivata epica. Non riesco a credere che abbia schivato un lancio di Ushimaru. Fa come ti pare, riprendiamo la lezione. Ah, oh, hai tirato l'attenzione di tutti. Wow, guarda qui che fascino. Mentre Ushimaru continua a guardarmi. Ushimaru, campione mondiale dell'82, sto cazzo. Oh, che bello. Dicono che potrebbe farsi viva la stampa. Teniamo un profilo ancora più basso del solito. Quindi non facciamo nulla, insomma. Ehi là, non ti ricordi del nostro accordo? Di come avrei dovuto aiutarti a tenerti in forma? Non pensi di poter rimandare il tutto alla prossima settimana? Andrò al ritiro per allenarmi, quindi per un po' non sarò in Giappone. Io sarò alle Hawaii. Eh? Ah, giusto, la gita del secondo anno è la prossima settimana. Che coincidenza, saremo entrambi all'estero nello stesso periodo, giusto? Ok, allora gli allenamenti sono sospesi fino al nostro ritorno. Tanto non è che ci dovevamo allenarti. Goditi il viaggio. Dopo dovrai raccontarmi tutto. Oh, carina lei. Oh, è venerdì, possiamo prendere il panino con lo yakisoba. In fondo, mi mancava essere qui a scuola. Oh, che bello. Il pane autunnale. Una roba nuova. Effettivamente non ho mai comprato roba a questo cacchio di negozio se non il panino allo yakisoba. Maruki, ciao! Senti, scusa un attimo, prima che facciamo casini. Ah, Maruki è ancora fermo. Dannato.
azione, Maruki. Oh, possiamo aumentare di rango Futaba. Attenzione. Sai che ti dico? Sai che ti dico? Io mi farei una capatina nei memento. Tanto d'altronde non c'è scritto nessuno e il tempo ce l'abbiamo. Abbiamo tre richieste. Io andrei già adesso, visto che sono già tre richieste. Uno per il semplice fatto che sono tante. Il secondo motivo è che così i fumi la mandiamo già avanti e mandiamo avanti anche Sojiro. Il punto è: come si sviluppa la missione di Futaba nei memento? Non me lo ricordo. In rete sono tutti su di giri. Si aspettano tutti un intervento dei ladri fantasma. Allora, non facciamoli preoccupare. Guarda Anne com'è. Figa, che vita difficile. Distrutta dall'esistenza dell'uomo, lei.